Ben ritrovati a tutti quanti, quest'oggi faccio una ricettina molto semplice con del pesce buonissimo secondo la mia opinione, che non è altro che la palamica. Farò questa filettini di palamica in crosta di pistacchio, ma andiamo a vedere subito gli ingredienti. Allora, gli ingredienti per due persone sono molto semplici: ci vorrà un pochino di pepe verde, 2 o 3 pomodorini secchi belli tritati, mi raccomando, una granella di pistacchio, un po' di pan grattato, poi questa è ricotta salata siciliana di quella extra strong, me l'ha portata una signora che ringrazio, questa è quella vera. Dopodiché avremo la palamita, queste sono circa 7 etti di palamita che io mi sono fatto sfilettare, poi vi faccio vedere come fare filetti, un pochino d'aglio, un po' di salvia e olio di vello buono che non deve mai mancare, va bene? La palamita non è altro che un pesce azzurro della famiglia dei tonni, a me piace anche in particolar modo più del tonno perché c'ha un po' più di sapore e un po' di sprint. La prima cosa da fare sarà quella di fare 4 filettini andando a eliminare le lische che sono lungo tutta questa striscia qua, vedete? Sono tutte lische. Allora noi incideremo la parte all'esterno della lisca e poi incideremo facendo una striscina proprio che sarà solo esclusivamente lische, in questa maniera qui, vedete? Ci è rimasta questa qui, che non è altro che sangue, come si può notare, vedete com'è scuro qua, questo è sangue, è un po' amaro, che vi consiglio di levarlo secondo me, però a chi piace ce lo può lasciare, è un po' più forte come sapore, un po' più amaro, vedete, guardate per lì, no? Mi raccomando, dovete far rimanere la pelle, è importantissimo, questa, che sennò vi si spacca tutto il pesce. Arrivato a questo punto dovremo fare l'impasto per ricoprire questi filetti. Prendete un contenitore dove ci rovesceremo la granella di pistacchi, un pochino, un cucchiaio abbondante di pan grattato, il peperone secco bello tritato, mi raccomando, ci mettiamo anche un pezzettino di aglio, non troppo, il giusto, proprio uno spicchiettino, un quartino di spicchio, scusatemi, 2 foglioline di salvia e fate un bel tritino. Nel mentre tritate l'aglio e la salvia ci aggiungete qualche bacca di pepe verde, schiacciamo il tutto e ritritiamo il tutto. Aggiungiamo questo trito al precedente impasto, mescolate tutto bene. Dopo averlo mescolato non c'è altro che da incrostare i nostri filettini, più che altro dalla parte della carne, la pelle non importa. Se volete potete anche ungerli un pochino con un filino d'olio, massaggiarlo e infilarlo dentro l'impastino. Sicuramente rimarrà più attaccato il tutto. Guardate che bellezza, eh? Questo è venuto più bellino di questo. Allora ungo anche questo e poi ce lo ripasso, così almeno Andre viene bellino anche questo. E fate così fino a terminare i filetti e la nostra crosta. Eccolo qua. E ora la andremo a cuocere. Padella antiaderente, un po' sul fuoco, ci mettiamo un filino d'olio e la andiamo a posizionare i nostri filettini senza sbriciolarli troppo. Prima dalla parte della pelle, cuociamone 5 alla volta, se no Andre si fa casino. Poi si cuociono anche quest'altri. Diamone un po' di fuoco, 30 secondi e li andiamo a rigirare perché fanno molto veloce. Vedete, sono già cotti da una parte. Allora io vado con una palettina e vado a girare, vado ad aggiungere un altro filino d'olio per aiutare la cottura, un altro minutino così che rosoli un attimo la crosticina. Questo pesce deve cuocere per davvero veramente poco, deve rimanere semicrudo dentro. Vado a spengere, semicrudo, perfetto. Poi ce n'è uno che è un po' più cotto perché è più basso, uno un po' più crudino perché è un po' più alto, però dovrebbe essere perfetto. Questi qui sono venuti sicuramente meglio di questo, ma questo lo ripasso un pochino. E allora guarda, questo si leva perché non mi garba, lo devo ripassare un po'. Fai vedere questo qui, eccoci, deve venire di questo colorino qui, l'abbronzatura, vedete? Ora cosa fare? Ci si mette
un pochino di ricotta salata. Questa è vera ricotta salata, vero sapore proprio salato. Ecco perché io non ho salato niente, come avete potuto vedere. Ci vado a mettere qualche scaglietta sopra, un filino d'olio a crudo di vello extra strong, e abbiamo fatto un piattino veramente eccezionale che potrebbe richiamare molto il sud, infatti lo richiama. Andiamo all'assaggio di questo piattino, che dovrà essere servito immediatamente appena fatto. Vedete? È un po' crudino dentro, qui si nota meglio, guarda, vedi Andre? È rosato. È rosato, è ad essere così. Buonissimo. Questo formaggio sembra che non ci stia, ma perfetto, il sapore della palamita è rimasta bella morbida, fortunatamente, perché si secca, un pesce che si secca facilmente, dà la giusta sapidità a un piatto veramente delicato. Non ho messo sale, avete potuto vedere, perché questa ricotta qui è quella originale e devo dire che insapidisce già abbastanza il piatto. Mando un bel bacione a tutti quanti, ricordandovi ancora una volta di andare a vedere Instagram, Facebook, TikTok, tutto quello che c'è da vedere. Se volete l'olio o il grembiule di bocca, basta andare sul sito. L'ha già detto Andrea, bacione e ci vediamo alla prossima.